dottor Faraone, un mese praticamente, diciamo, di bilancio della nuova carica come segretario generale. È ovvio, ovviamente la parentesi è troppo breve per fare appunto una sintesi, però insomma, qual è la situazione che ha trovato e quali sono le sfide, insomma, che l'attendono? Ho trovato una situazione in evoluzione, in progress, una situazione molto, diciamo, vivace. E le sfide che mi attendono sono quelle di riuscire a dare all'ente il maggiore efficientamento possibile in termini di organizzazione dei servizi, e questa è la delega che mi ha dato il Presidente e che, diciamo, mi accompagnerà fino alla scadenza dell'incarico. La situazione generale dell'ente è buona, è un ente ben organizzato che funziona e i risultati sono certificati, non è un'autocelebrazione, ma lo possiamo riscontrare per esempio dai referti annuali della Corte dei Conti, che sono tutto sommato quasi sempre lusinghieri. E lo scopo, l'obiettivo è quello di trovare i fattori di ritardo all'interno delle singole procedure ed eliminare incrostazioni che rendono meno performanti le nostre attività verso l'esterno, migliorarle e accompagnare il Presidente Agostinelli in quest'ultima fase del suo mandato, sostanzialmente. Cos'è che rende Gioia Tauro un porto, ovviamente oltre alle note caratteristiche, no, però magari particolare o anche più stimolante, no? Insomma, come diciamo, luogo dove lavorare professionalmente parlando? Guardi, da calabrese le dico che la parte più stimolante è il fatto che partendo sostanzialmente da zero, quando questa intrapresa è iniziata nel 95 mi pare, e noi ci confrontiamo adesso con un cluster che, per quanto riguarda gli operatori, ma anche i quadri intermedi e molti dirigenti anche di imprese portuali, composto quasi esclusivamente da calabresi. Questo è un fatto che mi rende orgoglioso e mi stimola, perché è una contronarrazione rispetto a quella usurata che si fa della nostra regione, che per carità ovviamente parla anche di fatti veri, ma enfatizzandoli e enfatizzando solo quelli. Questa è una realtà produttiva importante, contribuisce per circa il 50% al PIL calabrese e fatta eccezione per, diciamo, le governance dei principali operatori portuali, è composta principalmente da calabresi. Lo stimolo è quello di entrare sempre di più in sinergia e di implementare e migliorare questo comune sentimento, diciamo, di appartenenza a questo territorio. Ultima battuta sul, diciamo, l'infrastruttura che andiamo a inaugurare oggi, insomma, si aggiunge un altro tassello, tra l'altro con una duplice valenza, quindi insomma un'altra giornata importante, il porto continua a crescere, la società portuale insomma è sempre più attiva. Direi che siamo testimoni tutti, lei e io, di un fatto nel nostro piccolo storico. Questo è l'ultimo tratto del porto che doveva essere infrastrutturato. Adesso il porto è completamente infrastrutturato ed è performante ai massimi livelli. Questa banchina, costruita con criteri modernissimi che adesso verranno illustrati, ci consente di aprire in prospettiva la possibilità di insediare, forse proprio nello specchio acqua qui di fronte, un polo per le riparazioni navali, che costituirebbe un ulteriore volano per la fidelizzazione dei traffici che il principale cliente del terminal contenitori ha molto a cuore. Si potrebbe cioè creare la filiera della nave che a fine corsa si libera del carico e va ai grandi lavori sempre qui nel porto di Gioia Tauro. Consumiamo